Alessandro Magnasco, pittore genovese, forse insieme a Bernardo Strozzi il più notevole pittore genovese, che stabilisce una pittura di genere senza precedenti e senza possibili paralleli. Pittura di genere comunque, perché indirizzata verso argomenti e soggetti che appartengono alla vita quotidiana e non hanno nessun rilievo né storico né di importanza dei soggetti prescelti. Questa è la pittura di genere, del mondo contadino, del mondo pastorale, del mondo della povertà, e qui abbiamo una classica pittura di genere in quella dimensione notturna e un po' stregata che è tipica di questo pittore e che ha reso i suoi dipinti di soggetti vari ma riconducibili comunque a gruppi ben riconoscibili, quindi i monaci, le monache, frati appunto, o in questo caso un ambiente di riposo dove stanno le testimonianze di soldati che arriveranno poi lì, ma che combattono una guerra che non interessa al pittore e non è la guerra il soggetto della sua pittura. Ecco allora che i diversi generi, i soggetti che Magnasco ha scelto, non hanno nessun riferimento se non occasionale e pretestuoso né al mondo religioso dei frati e delle monache né al mondo dei soldati. Essi sono puro pretesto, non c'è né una dimensione spirituale o mistica, quando e neanche una critica del mondo della Chiesa, quando egli rappresenta in questi androni oscuri le forme riconoscibili di frati e di suore, né un'esaltazione, una critica della guerra, qui dove lui mette in parata una serie di armature. Sono pretesti, questa è la pittura di genere, pretesti per far splendere la pittura e per rappresentare qualche cosa che davanti a noi appaia come bizzarra e curiosa. Ecco allora che qui vedete un gruppo di persone, probabilmente in questo caso gli stessi soldati o un gruppo di zingari o di viandanti, musici, vedete qui un tamburo e qui un altro suonatore di un flauto, e dall'altra parte, e anzi a fianco di questi strumenti musicali, il fucile, questo fucile a canna lunga. E poi però al centro, episodio di una dimensione di divertimento senza scopo, una bambina e una donna che stanno accennando un ritmo di danza. Eccoli qua, al centro. E dove danzano? Danzano in questa specie di magazzino, in questa condizione di penombra appena illuminata dalla luce dei fuochi. Ed è il luogo dove i soldati hanno lasciato appese le loro armature. Ecco dall'altra parte un gruppo di armigeri che dormono, li vedete qui. Qui una madre che toglie le pulci alla figlia, soggetto fortemente ripetuto da Magnasco, ma che si trova per esempio anche nell'opera di un altro pittore di genere, il veneziano Pietro Longhi. Vedete una bambina con il girello, vedete in questa specie di cantinone dove baluginano le armature con questo continuo accennare, vedete, sulle armature di colpi di luce. La pittura splende proprio attraverso la parte più scura dell'armatura, lui riesce a rendere l'effetto della luce dei fuochi contro le armature. E allora ecco questi tocchi, questi colpi, questo procedere con una pittura nevrotica e nervosa,
e l'idea di appendere come fossero trionfi o come fossero trofei sulle pareti queste strane forme di pettorali, di armature di soldati che non ci sono. E poi i fucili, le lance, gli strumenti musicali, per creare una scena teatrale non infernale, non ditirambica, ma di quella dimensione di divertimento residuale, cioè non ci resta altro in questo momento della giornata che suonare un po' nel riposo e veder ballare una donna e una bambina. Ecco, in questo clima, un po' spettrale alla fine, ma in cui non c'è nessun significato, né esoterico, né morboso, né anticlericale quando siano i suoi soggetti preti, né contro la guerra come in un caso come questo, ma soltanto l'idea di creare un ambiente in cui far risplendere i colori in una notte senza fine e in cui far apparire un episodio senza importanza. Ecco, questa è l'intuizione di Alessandro Magnasco. E tra i pittori di genere è lui certamente il più bizzarro, il più curioso, quello che cerca situazioni e ambientazioni le più impreviste e le più anomale, ma senza alcun significato simbolico, senza voler alludere a nient'altro che al piacere di quello che vediamo. Quindi la pittura si esalta attraverso una situazione nella quale è possibile all'artista far risplendere un panno bianco, far intravedere una brocca nella penombra, fa splendere le armature nel buio. E questo è un risultato di virtuosismo così straordinario che spiega la fortuna di questo artista e la bellezza delle sue pitture di genere.